sì alla sicurezza, no al degrado, per tradizione e dignità basta degrado in questa città. Con questi slogan striscioni si è aperta questa mattina la manifestazione di protesta organizzata dai comitati Magliana Viva e Magliana Senza Nomadi per dire basta nomadi, basta degrado, basta carrelli, basta fonderie abusive e discariche. In diverse centinaia si sono radunati di fronte alla Vela del Mare ed hanno bloccato il traffico in entrata e in uscita di Via della Magliana alla presenza di carabinieri, polizia e vigili urbani. Una protesta che comunque va contro il degrado. Certo, certo, il degrado adesso è proprio no, è de moda qui alla Magliana, è diventato il ghetto del ghetto. E allora non è possibile, insomma, no. Vive, ma uno può pure convivere con lo zingaro, a me non mi dà fastidio. Te se te non si fa un bambino, te vai in galera perché non lo puoi toccare. E avessi mai i bambini dei zingari? Perché avvelenato? Perché sono stufa da vedere sta zozzeria alla Magliana, il degrado, la Magliana è una zona come tutte le altre. All'altra parte fanno tutto, le strade, illuminazioni, tutto, quindi è uno schifo, ma non vedete che schifo? È davvero esasperata? La situazione più che altro è insostenibile perché non ce la facciamo più. Io volevo sottolineare una cosa, come questo non è agli occhi della gente, ma Magliana è un punto di raccordo tra l'Eur, il centro e Trastevere. Vedere i Rom che passano con i carrelli e fanno come gli pare non è più possibile, perché noi abbiamo una nostra dignità e vogliamo dire basta al degrado e non vogliamo che Magliana diventi un quartiere di serie B, come è detto da tutti adesso. Il corteo di protesta si è diretto poi verso il viadotto Magliana, dove a ridosso ci sono numerosi campi abusivi di Rom e senza tetto. No, è veramente inaccettabile e insostenibile, i cittadini sono esasperati, sono scesi oggi in piazza ma da diverso tempo stanno protestando con tutte le istituzioni, qui si sentono completamente abbandonati tra presenza di nomadi, insicurezza, degrado, fumi tossici che provengono dai campi abusivi, una situazione che non è più tollerabile. Dove sono le istituzioni? Io chiedo soltanto queste, senza precludere il fatto che possano essere di destra, di sinistra, di centro, ci interessa il degrado, a 500 metri c'è una scuola elementare. Invasa, più di questo qui, anzi che ci sia stato l'appoggio dei cittadini come deve essere, il grosso rammarico è che sono assente le istituzioni dell'undicesimo municipio. Non c'è la voglia di andare giù a spaccare la faccia, ma vedi come ci piano per culo, ci applaudono pure le mani, ma te pare giusto, ma te pare giusto. Appunto, andiamo giù e sistemiamo, che cazzo c'è voi?